dal PNRR. Quindi siamo dentro una fase di investimento. Un protocollo d'intesa per evitare che i fondi PNRR assegnati a Pesaro finiscano in mano alle mafie e quello firmato dal Comune, dalla Procura della Repubblica e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che prevede uno scambio di informazioni e di notizie ritenute rilevanti per contrastare truffe e abusi di natura economico-finanziaria di cui il Comune si è venuto a conoscenza. Quest'ultimo dovrà segnalare gli interventi e gli elementi di rischio per i successivi accertamenti da parte delle Fiamme Gialle, che utilizzeranno una banca dati unificata per i controlli incrociati e per gli scambi di file e comunicazioni fra enti pubblici e privati. L'obiettivo è tenere la guardia alta, perché nessuno ha anticorpi sufficienti per evitare infiltrazioni malavitose, frodi, a maggior ragione in un momento storico come questo dove stiamo portando in città investimenti pubblici mai visti. Siamo arrivati a 1.700.000.000 di euro tra investimenti di ferrovie, demanio, comune, autostrade che ricadono nella nostra città. E questo protocollo che firmiamo con la Guardia di Finanza, la Procuratrice della Repubblica, è un modo preventivo per dire: non ci provate neanche. Non ci provate neanche, perché qua c'è un'amministrazione comunale integerrima e perché abbiamo una collaborazione con la Guardia di Finanza e la Procura che ci consente di prevenire il più possibile questi fenomeni. Però oggi siamo più forti per contrastare qualsiasi forma di illegalità e ringrazio davvero la Guardia di Finanza e la Procuratrice per questa collaborazione e opportunità che dà non solo all'amministrazione, ma in particolar modo ai cittadini pesaresi, che hanno il diritto di sapere che i soldi che arrivano nel nostro territorio non solo cambieranno la città, ma sono soldi spesi bene e su quali c'è il massimo controllo possibile. La durata del protocollo è prevista fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Il mio ufficio è fondamentalmente anche un grande presidio di legalità, per cui partecipare a tutte le azioni che si possono mettere in campo per agevolare il buon fine delle iniziative governative dirette a dare una mano al Paese in una situazione economica come quella attuale, direi che è assolutamente prioritario. Anche la Guardia di Finanza, ha poi aggiunto il comandante Blandini, è in prima linea per garantire la massima tutela delle risorse finanziarie e questo patto, ha detto, serve per aumentare il flusso informativo a disposizione del comando provinciale e quindi a fare in modo che la nostra azione sia quanto più mirata e incisiva. E questa emergenza economica, l'Unione Europea appunto ha destinato diversi flussi economici importanti, stiamo parlando di 235 miliardi di euro che arrivano sul territorio nazionale, e in base a quello un regolamento, il 241 appunto del 2021, prevede che gli Stati membri pongano in essere tutte le azioni possibili per contrastare i fenomeni di frode. E la Guardia di Finanza è qui appunto per questo, per contrastare e soprattutto prevenire fenomeni di frode, di malversazione e ovviamente tutti i connessi possibili interferenze di riciclaggio, autoriciclaggio o di reimpiego di denaro illecito.